L'inizio del 2017 è stato un inizio particolarmente freddo, con allerta meteo, condizioni climatiche non sempre favorevoli e anche nei giorni scorsi vento e pioggia. Già a partire dai primi di gennaio il maltempo ha colpito la Sicilia e la neve e il gelo infatti sono arrivati anche a Caltanissetta. Come comportarsi in questi casi? Ecco alcuni consigli. Nel caso di emergenze connesse con il maltempo, la cosa più importante è cercare di prevenire, di mettersi in situazioni che possono essere rischiose, perché il maltempo comporta vari rischi, rischi connessi, abbiamo visto, anche alle abbondanti nevicate di questo periodo, connessi a forti piogge, vento, scariche atmosferiche che possono comunque mettere in serio pericolo le persone. Quindi è opportuno prima di tutto prevenire. A casa propria è bene che vi siano fatte le operazioni di manutenzione ordinaria, per esempio per quanto riguarda il rischio pioggia, è bene liberare i pluviali per consentire lo smaltimento dell'acqua piovana. È bene magari dotarsi, per un caso di neve, di una pala e di sale, poi a secondo le circostanze, per esempio per percorsi in forte pendenza dove è opportuno liberarli dalla neve, utilizzare il sale. I consigli sono tanti e svariati. La cosa che viene compromessa spesso e che è, diciamo, sensibile ai fenomeni atmosferici è la viabilità. Quindi cercare di non mettersi in viaggio, se ci si mette in viaggio con i mezzi propri bisogna essere attrezzati con l'abbigliamento adatto, con le attrezzature indispensabili per le autovetture in caso di neve, che sono catene o pneumatici invernali. È tutta una serie di attenzioni che possono essere quelle anche di non passare vicino a edifici dove è possibile che lastre di ghiaccio, con l'aumentare delle temperature, si stacchino e vadano a cadere, come cornicioni e intonaci. Quindi questa può essere anche una precauzione: non sostare, non transitare in prossimità delle facciate degli edifici, e non farlo neanche in prossimità di alberi che possono essere appesantiti dalla neve, per esempio, o le radici possono essere indebolite dall'acqua e quindi possono crollare o cadere degli alberi. Quindi ci sono tanti, tanti rischi ai quali si va incontro.